ragazzi, oggi Monte Fuji, sto per prendere il treno sul binario 10 che porta a Fujiyoshida, dal quale poi mi sposterò al tempio per fare belle foto. Ho appena fatto i biglietti sulla piattaforma, molto semplice, basta mettere il numero del passaporto, il luogo di destinazione, il luogo di partenza, vi fa scegliere se è vicino al finestrino oppure no, molto semplice, diciture ovviamente in inglese e anche in giapponese, in cinese e tutto il resto, quindi molto facile. Non vedo l'ora di arrivare perché ci saranno dei punti di osservazione fantastici. Il binario è il numero 10 qui a Shinjuku, questo è un Limited Express, leggermente diverso dallo Shinkansen come potete vedere, però altrettanto veloce, che farà solo 3 fermate per portarvi ad Otsuki per fare il cambio poi per Fujiyoshida. Io sto facendo così, un percorso più breve, tra un paio d'ore dovrei essere là da Shinjuku. Ragazzi, quando sono arrivato qui alla stazione di Otsuki mi hanno fatto usare prima il Japan Rail Pass e poi passare la mia Suica card, questo sempre perché era compreso nel prezzo del Japan Rail Pass. Ora sto aspettando sul binario 1 l'ultimo treno che mi porti a Fujiyoshida. Una volta a Fujiyoshida poi ci saranno 600 metri da fare a piedi per arrivare al tempio e poi salire per i punti di osservazione per fare le foto e per vedere questo splendido panorama naturalistico, il simbolo del Giappone. Cuciniamo! Se non avete il Japan Rail Pass, una volta arrivati qui alla stazione di Otsuki, potete con 400 yen fare la tratta standard che vi permette di arrivare a Monte Fuji. Quindi solamente 400 yen c'è il treno dedicato che va avanti e indietro. Va bene ragazzi? Ovviamente ci sono le biglietterie automatiche, ci farete in pochissimi istanti. Ok, sono appena arrivato a Fujiyoshida e adesso faccio 4 passi per arrivare al tempio, dal quale, come vi dicevo, c'è un'ottima vista e quindi posso fare belle foto. Tra l'altro giornata splendida oggi, c'è un caldo pazzesco, ci sono quasi 27 gradi, ma c'è questa leggera brezza che aiuta, fantastico. E siamo venuti fin qua su, che fai, non te lo prendi il Goshuin? Ecco qua il tempio. Ok, poi continuiamo su. Ça se termine en pyjama. Et le pyjama avec lui comme ça. Ouais. Fini toi. Oui. Après il y a des gens derrière. Bellissimo ragazzi, spot magnifico. Dai ragazzi, sto scendendo, ne balza veramente la pena, veramente la pena. Fantastico fare le foto sulla pagoda, è molto molto bello, molto suggestivo. Un ricordo splendido che vi potrebbe rimanere per dal vostro viaggio in Giappone. Bellissimo, bellissimo. C'è da faticare un po' per arrivare fin su, sono un bel po' di gradini, però ne vale veramente la pena. Ok ragazzi, tenetevi sintonizzati sul mio canale. Se vi è piaciuto questo mio video fatemelo sapere, e poi se ci sono domande scrivetemi, ok belli? Un saluto dal Giappone. Ovviamente maglietta rigorosamente rossa. Ok.